Buonasera, buonasera, buonanotte amici e amiche carissimi, buonasera, buonanotte a voi, piccoli e piccole amici e amiche e ben ritrovati a questo nostro appuntamento. Stasera ci fanno compagnia eh, Lisa, Giovannino, la mamma e il papà, ma in una situazione molto molto particolare, certamente non piacevole ma Beh, non vi anticipo niente, ascoltate eh, questa storia che ha per titolo L'ingorgo stradale. Eccoli qua, bloccati in macchina. Quella che doveva essere una bellissima scampagnata rischia di essere rovinata da un enorme ingorgo stradale. La radio gracchia qualcosa riguardo a un grande camion che ha perso il suo carico. Uffa, i bambini si annoiano. Loro volevano andare allo zoo, ma con il camion in mezzo alla strada. Che ne dite? Facciamo un gioco, dice il papà. Così il tempo passerà più veloce. Vediamo, vediamo. Eh, io dirò una parte di frase e uno di voi dovrà terminare la frase con la rima eh, e fare la rima con la prima parte. In questo modo inventeremo una bella storia. Siete pronti? I bambini guardano fuori dal finestrino con un'aria disinteressata. La loro meravigliosa scampagnata si sta rivelando un autentico disastro. Il papà inizia. Lo sciocco romano, e ora è il turno della mamma, lo sciocco romano cavalca un coniglietto, dice la mamma. Su, ora tocca a te Lisa, cerca di spronarla il papà, ma Lisa non vuole giocare. E il papà e la mamma insistono. Così Lisa decide di provare. Ehm, eh, lo sciocco romano cavalca un coniglietto e, e si sente un diavoletto. Lisa mette le due frasi in rima. Ora tocca a te Giovanni, sorride Lisa. Lo sciocco romano cavalca un coniglietto e si sente un uh, diavoletto. Perché? Perché ha perso il biglietto, si vanta Giovannino. E non può comprare alcun dolcetto, termina la mamma. E tutti scoppiano a ridere. Che rima sciocca hanno inventato. Ma all'improvviso vedono che il traffico ha ripreso a scorrere. Eh, la strada non è più intasata, finalmente si sì, riparte. E il papà mette in moto la macchina e riprende così il loro viaggio. Questa volta può essere, qualche volta vedete, può essere divertente trovarsi in mezzo a un ingorgo stradale, ma qualche volta eh, se, lo sa, se lo si sa affrontare, no? Bene, è proprio vero, sapete, amici miei carissimi, la noia è brutta quanto la peste e rende nervosi più di un diavolo infuriato. Immaginiamo poi quando la noia è causata da un imprevisto di cui non si conosce la durata. In questo caso, sapete che cosa è meglio fare? Beh, non cedere alla tensione perché non sappiamo cosa potremmo combinare e questo vale non solo per gli automobilisti, eh? Che cosa fare allora? Beh, perché non provare anche con la preghiera? Eh? Beh, ognuno decida come eh, sia più opportuno comportarsi in ogni situazione particolare. E allora anche stasera domandiamo a Dio la Sua benedizione perché ci assista nei momenti più critici e complicati. E intanto, a voi tutti, buonanotte!